Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con TRM Live Special, oggi 14 febbraio 2023, è anche la festa degli innamorati. Giovanni, ti saluto subito perché è la festa degli innamorati. Certo, buon San Valentino a tutte e a tutti voi, buon San Valentino Francesco. Grazie. E allora, come ogni giorno, ovviamente approfondiremo le notizie di attualità, di cronaca, anche con la lettura dei giornali tramite Giovanni Scandiffio, e partiamo subito con un aggiornamento della serata appena trascorsa. Il caso delle presunte tangenti in Regione Puglia, il funzionario Antonio Mercurio ai domiciliari insieme all'imprenditore Antonio Illuzzi, interrogato dal GIP, ha respinto le accuse. Mercurio e Illuzzi sono indagati, ricordiamo, per corruzione assieme all'ex capo della protezione civile della Regione Puglia, Mario Lerario. Sentiamo come sono andate le cose. Avrebbe risposto a tutte le domande della GIP del Tribunale di Bari respingendo le accuse il funzionario della Regione Puglia Antonio Mercurio, arrestato giovedì scorso e posto ai domiciliari insieme con l'imprenditore edile Antonio Illuzzi per un presunto giro di tangenti legate ad appalti per lavori eseguiti in alcune sedi della Regione a Bari. I due sono indagati per corruzione e falso insieme con l'ex dirigente della Protezione Civile della Regione Mario Lerario, per il quale non è stata disposta la misura cautelare in quanto già agli arresti domiciliari dal 23 dicembre 2021 per un altro episodio di corruzione. Durante l'interrogatorio di garanzia svolto questa mattina dinanzi alla GIP Anna Perrelli e durato circa un'ora e mezza, Mercurio, difeso dall'avvocato Roberto Eustachio Sisto, pur provato dall'inaspettata misura cautelare, ha offerto in un ampio interrogatorio i chiarimenti necessari per attestare la propria estraneità ai fatti, spiega il legale. Va precisato per completezza che, come risulta anche dall'ordinanza, al predetto non è contestata alcuna consegna o ricezione di somme di denaro. Quanto a Illuzzi, che secondo l'accusa avrebbe pagato all'erario una tangente da 35.000 euro per ottenere appalti da oltre 2 milioni di euro, si è avvalso della facoltà di non rispondere, difeso dall'avvocato Guglielmo Starace. La difesa di Mercurio valuterà nei prossimi giorni, alla luce dei chiarimenti forniti al giudice, se presentare istanza di revoca della misura cautelare ai domiciliari. Ebbene, iniziamo anche dai giornali a leggere le notizie. Immagino su questo caso ci sia qualcosa anche. C'è qualcosa, ovviamente, anche perché è un passaggio di tipo, come dire, abbastanza, lo potremmo definire di tipo amministrativo, praticamente ai domiciliari, l'incontro con il giudice accompagnato dall'avvocato, con colui che sta conducendo le indagini, si è avvalso della facoltà di non rispondere per quel che riguarda in particolare Mercurio e intanto ovviamente il provvedimento cautelare resta e si va avanti nelle indagini, anche perché, come avrete già, già ieri ne abbiamo parlato, per la verità, l'unico provvedimento non emesso per la restrizione ai domiciliari è stato nei riguardi di Lerario, che già era ai domiciliari, ragion per cui non è stato emesso. Insomma, le indagini continuano, ci sono riferimenti intanto per tutto questo, perché bisogna arrivare a capire, a comprendere in che maniera le ramificazioni sotto questo aspetto, diciamo, dei comportamenti illeciti, pesanti, dell'appropriazione, tra l'altro appunto della presunta, per ora sono ancora indagini, presunta appropriazione di denaro pubblico, bisognerà vedere come si sviluppano. Intanto viene riportato un po' da tutti quanti i giornali, sventato un rapimento, allarme anche a Bari, qui ci sono i basisti ed è la banda che doveva sequestrare un notaio di Lavello in Basilicata, che è stato pedinato nel capoluogo da una coppia. Quattro arresti, paura, e non solamente nella BAT, Barletta Andria Trani, insomma tutto questo è chiaro che pesa sempre sul discorso dell'organizzazione, o meglio lo fa pesare l'organizzazione criminale in certi casi, allarme rapimenti, non solo la BAT, adesso i basisti sono radicati a
Bari, dice in particolare Repubblica Bari, ma non solamente Repubblica, perché anche sotto questo aspetto ci sono altre notizie che vengono dalla Gazzetta del Mezzogiorno in particolare, che va ricordato che come apre, insomma, San Valentino, mi fa piacere, è praticamente una, diciamo che la cover di oggi, quella che copre tutto il giornale, e poi dentro, ecco qui, abbiamo una serie di riferimenti, poi li vedremo casomai, ma andiamo a vedere anche di che cosa raccontano, a parte la cronaca nazionale, poi parleremo anche di questo, no? E, però in qualunque caso il discorso appunto della, diciamo, dell'attenzione alla criminalità organizzata, immaginate anche questo titolo che ha a che fare con la violenza economica sulle donne, sempre più donne vittime di violenza economica, ma anche le tangenti all'ex GIP De Benedictis, Chiariello punta a dimezzare la pena, e prima vi dicevo appunto di Mercurio che si difende, mai preso tangenti, gli atti amministrativi erano corretti, e quindi mi correggo rispetto alla facoltà di non rispondere, ha risposto sì e ha rigettato tutte quante le accuse. I risultati delle primarie della PD, prima parte dei risultati delle primarie del PD, perché sappiamo hanno votato i circoli, poi ci saranno l'altra seconda parte delle primarie, il 26 febbraio, i risultati in Puglia e Basilicata. I circoli del Partito Democratico in Puglia consegnano la vittoria della prima parte delle primarie per individuare il nuovo segretario a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna. Il candidato sostenuto da Emiliano e De Caro supera il 50% delle preferenze nei circoli di Bari e Foggia, con picchi del 66% e del 74% come nel caso della BAT. Una corsa che si ferma però in Salento, dove a trionfare è stata invece la candidata sostenuta dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, Ellie Schlein. Gianni Cuperlo si ferma al 5%, al 3% Paola De Micheli. Il Partito Democratico di Bari Città ha celebrato il suo congresso scegliendo in maniera netta Stefano Bonaccini per la guida del Partito Nazionale, ha commentato il sindaco del capoluogo Antonio De Caro. Ora, ha continuato, sarà importante non disperdere queste energie e coinvolgere tutti i cittadini che, pur vicini al centro-sinistra, non sono iscritti al Partito Democratico, ma che, grazie al lavoro di Bonaccini e degli altri candidati, possono tornare a sostenere la comunità dei progressisti. A fare eco c'è la soddisfazione espressa dal segretario uscente del PD Puglia e deputato Marco Lacarra e dal deputato Ubaldo Pagano. Anche in Basilicata i circoli del Partito Democratico hanno consegnato la vittoria a Stefano Bonaccini con 2.881 preferenze. Al secondo posto la De Micheli, a seguire Schlein e Cuperlo. La tornata congressuale ha sancito anche l'elezione del sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, a segretario regionale lucano del PD. In Puglia invece è eletto segretario regionale Domenico De Santis. E anche qui immagino, soprattutto sulle pagine nazionali, ci sia un racconto ben assortito e ben articolato. Sulle pagine nazionali della Gazzetta, ma anche sugli inserti locale, regionali, sì, di Repubblica, del Corriere della Sera e poi il quotidiano per quel che riguarda invece la Basilicata. Ma iniziamo subito, congresso PD, qui siamo con il Corriere del Mezzogiorno, l'inserto del Corriere della Sera. Congresso PD, vince Bonaccini in 4 province. Solo a Lecce e Taranto prevale Schlein. Il sindaco Melucci, gestione indecente delle assemblee, delle assise, mentre il nuovo segretario regionale del PD De Santis dice: siamo deboli e poco credibili, lavorerò per un partito più forte. Una intervista rilasciata sempre al Corriere del Mezzogiorno, il segretario dice: noi litigiosi, ma abbiamo una classe dirigente litigiosa, per giunta, aggiungo io, perché se voi siete litigiosi anche
che la classe dirigente non è da meno, per la verità. Va detto comunque che questo argomento è un argomento sul quale avremo ancora confronti. Vediamo Repubblica Bari, Bonaccini stacca Schlein del 12%, ma la sorpresa è Lecce e Taranto, e lo vediamo qui. Sorpresa a Lecce e a Taranto, eletti segretari provinciali sia nella BAT che nella BAT la spunta Marchio, Rosa De Santis succede, la spunta Marchio, De Santis succede a La Carra, quindi tutti i segretari ormai li vediamo, ci sono. Abbiamo a Bari Pino Giulitto, poi ancora Lecce Luciano Marrocco, Capitanata Pierpaolo D'Arienzo, Anna Filippetti a Taranto, Francesco Rogoli a Brindisi, Lorenzo Marchio Rossi. Era un mio errore perché non capivo, è un doppio cognome, ci inchiniamo al doppio cognome. E dice Loredana Capone, così nel Salento, presidente del Consiglio regionale pugliese, così nel Salento Eli Schlein ha riavvicinato articolo 1 e messo al bando l'ipocrisia, perché su questo ovviamente ci saranno ancora confronti e fibrillazioni, anche perché si deve andare poi al, non più al voto dei circoli, ma al voto complessivo, insomma quello grande. Mentre vediamo, per quel che riguarda questo discorso, la Gazzetta del Mezzogiorno dice troppi voti alla Schlein, veleni nel PD pugliese, il congresso incorona Bonaccini, ma a Taranto e Lecce risultati a sorpresa. E devo dire che anche sotto questo aspetto la cosa ha il suo peso. Ma vediamo in Basilicata. In Basilicata c'è un andamento in controtendenza, tipicamente come capita molto spesso per quel che riguarda appunto la regione ai confini con la Puglia, e vediamo cosa abbiamo. Il titolo di apertura è bello e devo dire che per certi versi lo condivido. Nasce il nuovo partito targato Bonaccini, i risultati comune per comune da un lato, ma non è il titolo, questo è l'occhiello. Il titolo è: al PD serve la freschezza femminile, Cervellino plaude alla proposta di candidare una donna presidente per ribaltare le previsioni per le prossime elezioni regionali in Basilicata. Andiamo a vedere poi cosa abbiamo. Perché vinca il PD sia la freschezza di una donna, questo è il titolo che riprende l'argomento freschezza, come si suol dire, ma vediamo anche che su questo c'è un'intervista di Leo Amato, la strategia sul quotidiano, la strategia per lanciare la sfida a Bardi e al centrodestra serve puntare su prossimità, collegialità e rinnovamento. Il voto sul congresso preoccupa il calo dei tesserati, e per la verità ci sono anche in Basilicata, come un po' dovunque, una serie di contestazioni che non ancora risolte, che andranno chiarite. Per quel che riguarda il modo e il numero delle tessere, c'è qualcuno che non capisce che si può avere un ruolo anche in panchina. Anche questo, voglio dire, è un argomento importante, non tutti possono vincere, ma devo dire che qui abbiamo una situazione un pochino differente. Dicevo prima della Basilicata, nasce il PD Lucano targato Bonaccini, e vediamo come Bonaccini si attesta al 52,34%, seguito dalla De Micheli al 26,68%, e questa è la grande novità rispetto alle altre situazioni, diciamo, di voto interno, che poi è stato uno di quei momenti che secondo me avrà anche in parte influito sul voto regionale di Lazio e Lombardia. Terzo posto Schlein, quarto posto Cuperlo. Schlein è al 18,1%, Cuperlo al 2,97%. E poi, ora dicono i sostenitori della De Micheli, e ora un partito più forte e femminile, o al femminile sarebbe stato meglio, penso. E poi vedremo come andrà a finire, perché questa è una partita ancora aperta. Poi c'è la data, quella complessiva nazionale, dove si andrà, come si faceva una volta, nei famosi negli stand, diciamo, nelle palestre, non lo so, a votare, esprimere, 26 febbraio. E lì sarà aperto a chi vorrà andarci. Certo.
Passiamo dalla politica al campo delle ristrutturazioni edili, in particolare del super eco bonus al 110%. Saluto Nicola Bonerba dell'ANCE Puglia, presidente dell'ANCE Puglia, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che saluto e ringrazio. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ecco, che vantaggio possiamo avere da queste proposte di legge regionali che acquistano i crediti fiscali delle imprese edili, cioè i crediti fiscali che le imprese edili vantano nei confronti delle banche? Lei ne è abbastanza convinto di queste proposte di legge regionale? Occorre fare presto, dice, ma quali vantaggi si potrebbe avere nel pratico? Allora, farei intanto una ricognizione, sì, rivendicando un minimo di paternità di questa misura che bene hanno fatto i consiglieri a proporre, ma sulla quale già come ANCE Puglia, a valle dello studio all'interno del Consiglio delle Regioni di ANCE, dove già Sardegna, Piemonte, Abruzzo avevano già cavalcato questa idea, avevamo già proposto alla Regione, quindi eravamo al lavoro. Diciamo che i consiglieri hanno accelerato adesso con queste tre proposte, per cui le prendiamo con grande entusiasmo e abbiamo partecipato ieri. Il tema qual è? Che queste misure sono straordinariamente indispensabili, perché se si volesse, da uno studio ANCE, solo con i bonus ordinari provare a mettere a posto e quindi fare ciò che ci chiede la direttiva UE del salto delle due classi, arrivando a una classe energetica almeno E, ci vorrebbero solo per il 15% del patrimonio immobiliare circa 630 anni. Se poi si volesse raggiungere la decarbonizzazione, e quindi diciamo quello che chiede il protocollo Kyoto, 3800 anni. Ecco perché su queste misure bisogna lavorare, perché solo con le misure straordinarie si raggiungono queste efficienze. Nel tema specifico è chiaro che abbiamo una situazione diffusa di una serie di imprese che hanno in sofferenza questi crediti fiscali nei cassetti e che non riescono a far atterrare, con il disagio sia della liquidità da parte delle imprese, che il nostro è una delle, diciamo, del tessuto imprenditoriale economico che abbiamo, e sia soprattutto il disagio dei condomini, perché ci sono più di un cantiere che sono bloccati e chiaramente non vanno avanti perché le imprese hanno difficoltà e non riescono ad andare avanti. Quindi questa proposta, ecco, questo perché succede, Presidente, questa proposta ha l'obiettivo praticamente di fare in modo che si instauri quindi un comportamento virtuoso e si possa cedere direttamente alla regione a seconda della capienza della regione attraverso gli F24 per i dipendenti o anche per lo split payment legato all'IVA, e possa chiaramente in automatico quindi poter anche la regione acquisire questi bonus. E delle tre proposte, due che sono le più convincenti hanno inserito anche questo meccanismo che in automatico le banche, quanto riescono a cedere alla regione, devono rimettere in mutuo, e quindi hanno quasi l'obbligo di rimettere gli stessi importi che hanno ceduto alla regione di nuovo a disposizione delle imprese. Quindi diciamo questo fabbisogno potrebbe rimettere in mutuo quindi la continuità di queste operazioni. Noi, le dico, abbiamo fatto comunque uno studio e stiamo facendo uno studio con un questionario per capire quant'è oggi la situazione di sofferenza in base agli importi delle imprese all'interno dei cassetti fiscali, per avere dei numeri un po' più precisi, sia quelli già maturati sia quelli da maturare. Ci sono un sacco di imprese che hanno i contratti pronti ma che, poiché non hanno la garanzia dell'atterraggio e quindi comunque della monetizzazione degli stessi, non iniziano i lavori. D'altro canto abbiamo chiesto proprio ieri alla Regione di avere anche da parte loro un numero per capire effettivamente di quanta forza hanno loro regionalmente. Ecco, quanto costerà alla Regione Puglia diciamo così, acquistare questi crediti che le banche vantano nei confronti del governo, in buona sostanza, no? È quella la partita. Certo, ma in termini pratici loro addirittura potrebbero avere un delta tra l'acquisto e diciamo quanto realmente
prendono come F24, quindi potrebbero avere un delta positivo che dovrebbero gestirsi. Il tema probabilmente è che sicuramente è un passaggio in più in termini di competenze, perché dovranno, oltre il gran lavoro che hanno, ieri parlavamo proprio con l'amministrazione dello sviluppo economico, è chiaro che dovranno avere un numero di pratiche, quindi dovranno seguire in termini di lavoro chiaramente anche queste pratiche delle cessioni. Però oramai i crediti sono tutti garantiti e quindi chiaramente con questo passaggio di serenità dal punto di vista di, insomma, di garanzia del credito noi non abbiamo problemi. Bisogna solo capire se questa forza quanto realmente vale e soprattutto sulla scia di un esempio virtuoso quale quello della regione poi si possa passare ad altri enti, perché voglio dire nulla questo che il comune, la provincia, tipo la provincia di Treviso che l'ha già impostato, ha acquistato 14 milioni, quindi tutte altre diciamo belle proposte che possono essere chiaramente anche da traino anche ad altre partecipate o anche altre aziende. Sono tanti i cantieri fermi per questi crediti incagliati? Certo, è certo, le dicevo, c'è stato di colpo chiaramente questa frattura e le imprese sono entrate in una tale sofferenza che addirittura abbiamo anche un termometro all'interno delle casse edili di una serie di richieste di rateizzazione, quindi di colpo questo effetto vela di occupazione che ci ha portato a più 30% nel 2022 rispetto ai dati di dicembre 2021, ora di colpo rischiano di essere frenati da questo particolare momento di grande difficoltà delle imprese. E quando dovrebbe partire tutto questo? Ecco, lei dice occorre fare presto, quando si prevede? Insomma? Allora, devo dire che noi siamo in perfetta sintonia, ora al netto di queste tre proposte alle quali noi adesso faremo delle osservazioni, io sono comunque in prima linea col capo del gabinetto, con il nuovo capo del gabinetto catalano e abbiamo fatto anche da trade union con per esempio Banca Intesa, che regionalmente è una delle banche che anche in Basilicata ha già accelerato il processo e quindi perché abbiamo bisogno delle banche, quindi io sono abbastanza fiducioso. Vero è che col coordinamento delle regioni, in particolare Turtariello che credo sia il coordinamento della, sia di espressione della Lombardia, si sta studiando chiaramente una procedura un po' totale che possa essere diciamo uguale per tutti, quindi ora i tempi giusto di fare una ricognizione dal punto di vista della regione per capire la capienza in termini di F24, studiare la procedura. Però io sono abbastanza fiducioso, noi potremmo veramente nel giro di 1 o 2 mesi mettere in campo questa proposta e farla diventare legge. Presidente, per chiudere una domanda che esula un po' dall'argomento, ma il super ecobonus 110, questo è l'ultimo anno che si potrà richiedere? Beh, come sapete ora è diventato in forma ridotta, no? Con questo decalage. Passato al 90. 90. È passato al 90, per la verità c'è ancora un certo appeal, ma bisogna rimettere in moto la garanzia da parte delle imprese affinché possano poi cedere questo 90. Ora è chiaro che questo 10% comporta uno sforzo da parte dei cittadini. Noi rivendichiamo che possa essere questa misura strutturata e anche dinamica a secondo della dichiarazione dei redditi, perché è chiaro che anche all'interno di uno stesso condominio c'è chi è più capiente, chi è meno capiente, quindi chi ha comunque difficoltà anche a partecipare all'interno del 10%, quindi in questo potremmo sia disciplinare, quindi fare in modo che questa struttura possa valutare sia la qualità del salto delle classi e sia chiaramente fare una ricognizione ad persona di quelli che sono i soggetti all'interno dei condomini. Grazie. Poi, Presidente. Prego, grazie. Grazie per essere stato con noi, mi scusi questa chiusura un po' brusca, grazie per il suo intervento, buona giornata e buon lavoro. Giovanni, piccola chiusura. Velocissimo, è un argomento ovviamente importante che riguarda in particolare tutta la nazione, ma noi pensiamo a Puglia e Basilicata, il discorso della riduzione non è più 110, questo ormai lo sappiamo, è 90, ma mi sembra che ci sia una perdita di fiducia e dei cittadini e anche delle imprese rispetto proprio agli interventi, alle cose da fare, alla ripresa di tutti gli iter che sono abbastanza lunghi.
lunghi, sicuramente un discorso potrebbe venire d'aiuto e potrebbe essere importante quello del rilevare i crediti, no? È proprio quello che abbiamo sentito, che per la verità già in Puglia e in Basilicata si sta lavorando su questo argomento anche a livello istituzionale, per fare in modo che ci sia un respiro diverso rispetto proprio a questi interventi che in alcuni casi sono molto importanti. Sotto il profilo del risparmio energetico significano davvero tanto, sotto altri profili forse si può anche evitare di pensare direttamente a questo tipo di interventi, ce ne sono anche altri che possono favorire questo tipo di cose e possono isolare e possono contribuire a risparmiare, soprattutto sul fronte dell'isolamento termico, no? A risparmiare per quel che riguarda anche i singoli appartamenti. Ovviamente non c'è il 90% attuale, ma ci sono cifre differenti, ma va tenuto presente. Grazie, allora andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo qui con altri contenuti. E ieri c'è stato un incontro in prefettura Bari tra il viceministro Sisto e il prefetto di Bari Antonella Bellomo dopo gli ultimi episodi di violenza proprio nel capoluogo pugliese. Sentiamo. In prefettura Bari si è tenuto un vertice chiesto dal viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto con il prefetto dell'area metropolitana di Bari Antonia Bellomo. All'incontro, durante il quale sono stati verificati e vagliati possibili interventi in ordine alla recrudescenza dei fenomeni criminali avvenuti nelle ultime settimane in città, erano presenti i più alti vertici delle forze dell'ordine e il sindaco De Caro. Continuato a dare la disponibilità della polizia locale, che come tutti sappiamo non si occupa di ordine pubblico, però sotto il coordinamento del questore, così come stiamo facendo in alcune zone della città, c'è la disponibilità anche delle forze di polizia locale a partecipare a delle azioni congiunte. La rassicurazione è legata al fatto che aumenteranno i controlli, anche se c'è bisogno di un maggior numero di presenza delle forze dell'ordine, cioè perché gli organici si sono ridotti in questi mesi e ci sarà un'ulteriore riduzione entro la metà di quest'anno, quindi servirà assumere altro personale, ma ci sarà una direttiva prefettizia che aumenterà i controlli e le verifiche sulle persone che sono presenti in alcune zone della città, in continuità con quello che stavano già facendo negli ultimi mesi. Trasformare questi episodi negativi in terapie di positività con degli interventi mirati, una delle possibili soluzioni suggerite dal viceministro Sisto. Il tavolo è stato di straordinaria lucidità nella indagine dei temi, si è concluso per una sicurezza che debba essere visibile e continua, in modo da dare al cittadino la percezione che c'è più sicurezza e al criminale un elemento di dissuasione a realizzare questi crimini. L'obiettivo identificazione, così come è stata definita questa operazione che partirà a breve, sarà il focus delle pattuglie, cioè identificare quante più persone possibile che appaiano ovviamente meritevoli di questo trattamento, con una circolare che il prefetto emetterà in cui inviterà ad una maggiore attenzione nei confronti soprattutto delle zone calde della città. E credo che questo possa essere un buon punto di partenza, come anche l'agente di polizia municipale di quartiere o di agglomerato, sono stati assunti 200 nuovi agenti di polizia municipale, penso che ci siano tutti gli spazi per poter garantire con la presenza dell'agente di polizia municipale che gira, che cammina, che vede, che è visibile, anche qui una percezione della sicurezza di maggiore, come posso dire, visibilità e me lo faccio dire anche di maggiore efficacia. Sensibilizzare le nuove generazioni entrando da subito nelle scuole. Fin dalle prime classi delle scuole elementari, percorsi di legalità, l'amore per la legalità, per la Costituzione, ma soprattutto mettere all'indice i fenomeni di bullismo e di violenza, in modo che sia naturale poi poter non solo non essere bulli, ma denunciare coloro che bulli sono. Abbiamo un doppio problema, un problema di evitare che qualcuno faccia il bullo o si comporti in modo illegale, ma soprattutto una società pronta a intervenire se qualcuno viola queste fondamentali regole.
Gli episodi di violenza che imperversano, e quindi necessario un vertice al quale ha partecipato addirittura anche il vice ministro Sisto Giovanni. Eh beh sì, anche perché voglio dire, baby gang spaccate contro l'emergenza, ci vuole un vigile di quartiere, scrive il Corriere del Mezzogiorno, riferendo appunto, facendo la cronaca connessa a questo incontro che si è tenuto in prefettura proprio sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, su quello che serve, dice, abbiamo sentito anche, dice Sisto, ma hanno concordato un po' tutti, un vigile di quartiere contro le baby gang e poi ancora vertice in prefettura con il vice ministro della giustizia, sindaco e forze dell'ordine, più controlli serali. Ed è uno di quei punti che, se pensi alle spaccate che sono aumentate, vale a dire la frantumazione delle vetrine e l'arraffamento di quello che si può dalle vetrine stesse, ancora una volta in pochi giorni ce ne sono state più di una abbondantemente, insomma. E sotto questo aspetto mi sembra opportuno che la prefettura organizzi questo tipo di incontri, che è importante, che può servire proprio a pensare a nuove formule. Una di queste è proprio quella di ipotizzare l'eventualità di poter utilizzare anche non solamente un poliziotto di quartiere, ma anche un vigile di quartiere. Su questo si è sentito in particolare, è stato ascoltato il sindaco De Caro, e sotto questo aspetto va detto che, per quanto i vigili non abbiano una serie di compiti specifici, possono, su richiesta in questo caso delle autorità superiori, concordando con il sindaco ovviamente, non è che si inventano, possono far fronte e intervenire anche con compiti di questo tipo. E la Gazzetta ha una serie di riferimenti, insomma, una doppia pagina di argomento più o meno lo stesso, dalla mala movida del sabato sera, pioggia di multe ai locali del Murattiano. E sul fronte della mala movida vorremmo ricordare anche la protesta dei cittadini del centro, di alcuni cittadini, molti, no, sono abbastanza, per quel che riguarda quella potentina, c'è anche lì un problema di musica alta, di gente per strada, di schiamazzi, e quindi anche sotto questo aspetto va ricordato, e gli diamo la solidarietà, perché bisogna dormire per lavorare, se no non si può lavorare. Ma torniamo al vertice sicurezza in prefettura, faremo più identificazioni, denunciati due spaccavetrine e gli autori dell'aggressione omofoba a Parco Rossani. Il governo è in campo proprio con la presenza del vice ministro Sisto, e poi ci sono anche le note di cronaca, dalle 612 segnalazioni del 2017 alle 2000 attuali, l'escalation dei numeri in tutta la regione, monitoraggio della commissione regionale sui fenomeni di criminalità, un confronto richiesto dal presidente Renato Perrini. E poi ancora, vi dicevo, la mala movida a Bari, ma anche minaccia alla mamma di una studentessa vittima di bullismo, è stato condannato ovviamente. E poi bisogna assolutamente queste situazioni tenerle sotto controllo con tutta l'attenzione possibile. Giovanni, continuiamo a leggere qualcosa nel frattempo. Beh sì, innanzitutto il discorso dei carnevali, ce ne sono molti, insomma, va detto e va anche segnalato, forse aveva la raucedine, gli forse si è abbassata la gola. Scherzo di carnevale. Chissà, va benissimo lo scherzo di carnevale. Ma tornando al discorso, i carnevali ci sono, ce ne sono molti in Puglia e in Basilicata, ne vedremo molti, ne vedremo tanti, ma anche va detto che sotto questo aspetto il discorso anche si veste anche di un altro aspetto particolare. Già in Puglia c'è stata una prima giornata dedicata al Carnevale del Riciclo, a Matera in Basilicata ce ne saranno delle altre, proprio per utilizzare tutto quello che è materiale che può essere utilizzato, ripreso, modellato, adattato, e fare in modo che si amplifichi ancora di più la coscienza della necessità di andare al riciclo di tante cose che possono essere utilizzate. E perché no per il carnevale, anche quello va bene, perché no per San Valentino, no. A questo punto, visto che ci siamo, pensiamo anche all'inserto, alla facciata di apertura. Pensavo volessi riciclare fidanzati, mogli.
No, io sono fedele alla linea, come diceva, come si chiamava un gruppo di una volta. San Valentino, eccolo qui, l'ABC dell'amore, se mi lasci ti cancello, e poi ora spopola la fluidità. E vediamo subito, c'è un museo addirittura, a Zagabria c'è un museo delle relazioni interrotte, da andare a vedere. Se mi lasci ti cancello, dice l'articolo, il titolo, oggetti resi speciali solo dall'amore che c'è stato, dall'ascia con la quale un tedesco ha demolito i ricordi della ex, fino alla Gepier di una bosniaca e alla bottiglia di spumante mai stappata, grazie al matrimonio che non c'è stato più, insomma. Poi c'è anche un ABC dell'amore, insomma, riportato dalla Gazzetta con grande attenzione, va dalla lettera A, che è asfissia, alla lettera Z di zelo, passando per tutte quante le lettere con tanti riferimenti. E poi vediamo anche questo discorso della fluidità. Sanremo è il DNA della generazione Z, abbiamo visto come Sanremo ci ha fatto conoscere, per la verità già esistevano in maniera molto più, come dire, seria, concreta, fatti che hanno a che fare con le diversità di genere, sostenute da associazioni, battaglie per il riconoscimento dei diritti LGBTQ+, voglio dire anche o plus, come dicono quelli raffinati, no? Argomenti tutti importanti. Abbiamo visto anche irrompere letteralmente a Sanremo queste situazioni veramente molto forti, anche se erano finalizzati a occupare il palcoscenico, nel senso occupare come visibilità uno dei palcoscenici più importanti che esistano in Europa e penserei anche nel mondo per certi versi, ma per le canzoni, mentre tutto questo va riconosciuto che c'è un modo nuovo di intendere e di vivere da un lato la sessualità, da un lato il discorso dei rapporti, ma anche non dimenticare un dato che è importante, e cioè che rispetto a tutto ciò è la natura dell'essere umano in sé che va tutelata. Ci sono situazioni per le quali non si può pensare di scavalcare il tutto, però va detto che l'apertura rispetto a questi temi è un discorso importante e che anche la trasgressione di Sanremo può essere utile in certi casi. Ovviamente tutto ciò poi ci porta anche a pensare ad un'altra vittoria. Abbiamo visto la vittoria appunto del festival, abbiamo visto tra l'altro anche Amadeus riprendere, un po' stanco era però, riprendere il suo programma tipico in Rai. Ma vediamo a questo punto un altro argomento, perché non lo possiamo trascurare, perché va detto, Corriere della Sera apre con un titolo forte, vittoria netta del centrodestra, Fontana confermato in Lombardia, Rocca conquista il Lazio, Meloni esecutivo rafforzato, crolla l'affluenza. Questo è il dato ancora più significativo, e infatti Repubblica ha un'apertura fortissima che è urne vuote, vince Meloni. Non è detto che se fossero state piene non ci sarebbero state percentuali ancora più alte o a destra o a sinistra, questo non lo sapremo più perché si è votato, ma anche questo va detto, insomma, nel voto con l'affluenza più bassa di sempre, siamo andati al 40%, la destra conquista e avvalanga Lombardia e Lazio, Fontana e Rocca i governatori con oltre il 50%, è il primo partito ovunque, al palo Lega e Fratelli d'Italia, flop del terzo polo con Moratti, fallita l'OPA cosiddetta dell'85 sul PD, che si riconferma prima forza del centro-sinistra, insomma, e il bicchiere messo pieno per quel che riguarda in particolare il PD. Giovanni, parlavi prima di...
No, parlavo prima di politica, ma non voglio mettere, non voglio offendere politica nessuno con la, collegando col carnevale. Cioè, però devo dire che il carnevale è anche sempre... Anche se certe volte il carnevale sale sui carri allegorici, la politica sale sui carri allegorici. Perché alcuni carnevali hanno fortissimi riferimenti alla situazione diretta, quella di ogni giorno, quindi ci sono stati momenti in cui avremmo potuto vedere perché non ci furono, no? Per esempio sul Covid si poteva trovare sicuramente, se si fossero tenuti i carnevali, situazioni del genere e grandi battute satiriche. Su questo va detto che il carnevale ha anche una forza di tipo sovversivo, tra virgolette, attenzione, nel senso che ribalta un po' le situazioni normali e sicuramente mette un po' alla berlina, anche se in maniera sostanzialmente non tragica, le situazioni. La tragedia invece, diciamo che il pensiero sulle situazioni della politica che oggi sono sostanzialmente focalizzate sui risultati elettorali, certo vittoria netta del centrodestra, urne vuote vince Meloni, quello che volete, ma ci sono alcuni dati che non possono essere trascurati. Sicuramente il discorso che vi dicevo prima della scarsa affluenza al voto, ma anche altri fenomeni che sono connessi a un momento elettorale interno del PD, che però ha avuto un buon risultato, nel senso che è il primo partito della minoranza e questo ha fermato, diciamo, il grande ribaltamento che era previsto, l'OPA come è stata chiamata, quindi un'offerta pubblica di acquisto da parte di Movimento 5 Stelle, insomma si è fermata lì, ha ripreso fiato per la verità anche il PD, mentre è chiaro che vincono Fontana e Rocca, Lombardia risale, la Lega quindi recupera, anche perché ha lavorato molto, specialmente in questi ultimi giorni, su un tema che non era previsto nella scheda, cioè non è che ci fosse scritto volete l'autonomia differenziata, ma è il tema portante che ha permesso in particolare a Matteo Salvini di recuperare. Il governo, dice la Meloni, è rafforzato, ma adesso vuole riorganizzare l'alleanza. I cali, beh, c'è un po' di calo per quel che riguarda Forza Italia e Berlusconi, la resa dei conti tra Meloni e gli alleati, cordone sanitario, questo è il retroscena visto in particolare, scritto da Tommaso Ciriaco su Repubblica, cordone sanitario attorno a Berlusconi, la spinta per un passo di lato del leader di Forza Italia, scambio su Ruby Ter, nel senso che non c'è più la costituzione di parte civile del governo su Ruby Ter, in bilico il viaggio a Kiev, ma alla Premier serve perché deve ricucire anche con Zelensky, però... La preoccupazione degli astenuti record sono raddoppiati, nella capitale ha votato una persona su tre e in Lazio e Lombardia appunto diserta le urne il 60%. Non possiamo solo festeggiare, dice Salvini, Conte dice la nostra democrazia è malata. Per la verità sotto questo aspetto a me sembra che sia più che malata, un percorso inevitabile quando la democrazia cresce e si radica, il fatto che ci sia anche una disaffezione rispetto ai voti. Le democrazie non è previsto che abbiano percentuali bulgare di affluenza al voto, proprio così. E quando questo succede c'è da avere un attimo un sospetto. Certo è che sicuramente ci sono alcuni argomenti importanti, come per esempio dice Antonio Noto, sondaggista, una campagna senza passione, la disillusione tocca tutti i partiti, ha disertato i seggi quella metà degli italiani che non ha una base ideologica. Qualcuno ha detto in televisione, scherzando, ha detto sono il 60% di Sanremo, insomma, quello che manca all'appello, visto che sono il 40%. Ieri su Porta a Porta. Può anche succedere questa affermazione, può anche esserci, ma soprattutto bisogna fare in modo che la gente sia cosciente e
riprenda il rapporto con la politica, con le istituzioni, con questa nazione, perché sotto questo aspetto non bisognerà ritrovarsi di nuovo ancora una volta con questa forte percentuale di astensione. Insomma, il PD, vediamo qui i Dem, il PD ammette la sconfitta, Letta però dice abbiamo respinto l'OPA di Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. Purtroppo su questo discorso, anche per quel che riguarda la Moratti, purtroppo non è andato come doveva andare, c'è stata c'è stato un insuccesso. E poi ancora vediamo per quel che riguarda il Terzo Polo, dopo il tracollo scintille fra i centristi, ma Calenda dice avanti con il partito unico, mentre i 5 Stelle, Conte perde e attacca, il PD guarda noi, ma ha poco da brindare. Certamente qui mi pare che tutta la sinistra, tutta la minoranza ha poco da brindare, per quanto ci siano situazioni che sono cambiate, insomma, e questo, voglio dire, è anche un fatto importante. Poi vediamo ancora che c'è un attacco diretto che arriva da Kiev al leader di Forza Italia, vale a dire, dopo le frasi di Berlusconi che ha detto se fossi stato presidente non avrei incontrato Zelensky, Kiev all'attacco del leader di Forza Italia bacia le mani insanguinate del dittatore della Russia. La replica alle parole del Cavaliere: noi parliamo soltanto con Giorgia Meloni e lei la nostra unica referente ed è affidabile. Beh, un bel riconoscimento, anche se dovrà andarci, dovrà riprendere questo rapporto con Zelensky, perché c'è stato qualche problema, insomma, ma intanto questa è la situazione. Ora bisogna pensare a lavorare governativamente e anche nelle regioni che hanno confermato un presidente, che hanno un presidente nuovo. E andiamo a parlare di San Valentino con il sindaco di Castel Saraceno, Rosano Rocco. Rocco Rosano, ben trovato. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, voi organizzate qualcosa di speciale, di particolare per questa festa dedicata agli innamorati, che cosa fate? Esatto, noi oggi abbiamo voluto dedicare a tutte le coppie di innamorati un'esperienza unica e indescrivibile, l'ingresso gratuito sul ponte tibetano più lungo del mondo. Oggi è un ingresso gratuito dove i nostri ospiti avranno l'unico obbligo di farsi un selfie memorabile e taccarci sulle loro pagine social, proprio per dare un messaggio anche di condivisione e di amore a tutta la società che ne ha tanto bisogno. Ecco, un modo per promuovere tramite l'amore, tramite questo sentimento, anche le vostre bellezze, anche questa grande infrastruttura che avete là sul posto. Assolutamente, la promozione parte oggi e dura per tutto il mese di febbraio, tant'è vero che noi lo abbiamo chiamato il mese dell'amore. Dal 15 al 28 di febbraio avremo anche la possibilità di far accedere tutte le coppie con un solo ticket d'ingresso e praticamente, insomma, dare l'altro in omaggio, ma questo vuole essere semplicemente un driver per rafforzare l'immagine del nostro brand territoriale e quindi far godere in tutte le stagioni dell'anno le straordinarie bellezze che ci circondano tra due parchi nazionali, quello del Pollino e dell'Appennino Lucano, tra cui Castel Saraceno, appunto, incastonato. Quanto è lungo, lo ricordiamo, questo ponte? Esatto, il ponte è 586 metri di lunghezza per 80 metri di altezza, 1160 passi nel vuoto attraverso un canyon spettacolare sul torrente Racanello. Attualmente è il ponte più lungo del mondo, a pedata discontinua, secondo solo allo Sky Bridge della Repubblica Ceca, 721 metri, ma è una esperienza unica che vale la pena di vivere a Castel Saraceno e nella tutta straordinaria Basilicata. Ecco, mi chiedevo, lo si può percorrere mano nella mano, visto che è per la festa di San Valentino? Assolutamente sì, in piena sicurezza, imbracati su una linea video continua, è possibile praticamente camminare anche in coppia. Il ponte è aperto tutto l'anno in qualsiasi condizione meteorologica ed è progettato proprio per far vivere questa esperienza unica in piena sicurezza. È oggi che ovviamente l'amore è sostanzialmente il collante per vivere questa straordinaria emozione, ovviamente lo sarà ancora più forte. A prova di vertigini, un amore a prova di vertigini.
Assolutamente, perché l'amore supera tutto e il ponte appunto simbolicamente unisce due diciamo estremità diverse. Quindi è il valore su cui anche noi come classe dirigente politica dobbiamo puntare per valorizzare le straordinarie bellezze della Basilicata e soprattutto salvare i nostri straordinari borghi dallo spopolamento e dall'emigrazione. Ecco, fuori di metafora, invece, quant'è proprio l'altezza dalla terra da parte di questo ponte? Il ponte è a 80 metri nel punto più alto, è come camminare su un grattacielo di 30 piani, sostanzialmente sospeso nel vuoto. Ovviamente la struttura è in completa sicurezza, ma l'adrenalina E e la quelle non mancano. sensazione che viene scatenata insomma, da questa attraversata, come si vedono anche dalle vostre straordinarie immagini, ovviamente la dice tutta. E quindi Ed è un'esperienza da vivere tutto ad un fiato. l'adrenalina dell'amore, più quella dell'altezza fisica del ponte, insomma, dà Esatto, abbastanza esatto, esatto. energia. E le lascio 10 secondi per un invito finale, sindaco. Assolutamente, l'invito è quello di venirci a visitare come straordinari ospiti di questa bellissima comunità che non vuole rassegnarsi al paradigma e comunque al luogo comune dello spopolamento, ma vuole costruire, come sta facendo già da 2 anni a questa parte, un nuovo modello di turismo comunitario che sta dando i suoi frutti con i suoi 32.000 ingressi sul ponte tibetano e sulle tante risorse giovani e meno giovani che stanno investendo in questa straordinaria comunità e nei paesi limitrofi. Grazie, Quindi grazie vi invito a che sindaco. Saraceno e auguri a tutti. Grazie sindaco, e noi andiamo in pubblicità. La Borsa Internazionale del Turismo dal 12 al 14 di febbraio, oggi giornata di chiusura, vediamo, facciamo il punto di com'è andata per la Puglia. Anche la seconda giornata al BIT di Milano è stata impegnativa e ricca d'appuntamenti per la Regione Puglia. Un focus particolare è stato dedicato alla comunicazione turistica per il 2023. Sono stati presentati 3 nuovi spot e 2 miniserie che serviranno a valorizzare la Regione non solo come brand turistico e meta in assoluto, ma puntando su settori specifici. La Puglia ormai è una destinazione turisticamente matura, per cui quest'anno, il 2023, abbiamo pensato a una strategia di comunicazione molto più specialistica, molto più verticale, orientata sui prodotti che vogliamo spingere, prodotti che ci permettono in questa maniera sia di allargare il fronte dell'internazionalizzazione, sia di coprire più mesi dell'anno. Per questo oggi presenteremo le iniziative di comunicazione che vedranno nei prossimi giorni il lancio di un media plan specifico e che vanno dal settore del web, ai cammini, dall'enogastronomia al bike. Quindi sono tutti prodotti diversi che avranno un loro target e su cui spingeremo per costruire ancora di più una Puglia attrattiva. La Regione mi ha chiesto di girare uno spot che riguardasse i matrimoni, con particolare riferimento ai matrimoni degli stranieri nella nostra Regione. Io sono molto contento di aver lavorato in maniera abbastanza originale, secondo me, cercando una location non scontata dopo tante masserie e tanti luoghi rurali. E quindi il matrimonio che è protagonista di questo spot è in riva al mare, in una cornice originale per noi rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Lo spot è ambientato a Mola di Bari, in un beach club molto elegante, ma tutte le province regionali sono coinvolte perché quello del wedding è un distretto che ormai coinvolge tutta la regione e che ha generato delle vere e proprie eccellenze. Le richieste sono sempre più numerose e sempre di livello più alto.
speriamo di essere all'altezza delle aspettative, ma io credo che la promessa di un matrimonio pugliese ad altissimo livello, che diventi anche un'esperienza, è una promessa che sapremo mantenere. Il mio contributo è un progetto che si chiama Puglia Leggende, e parlerò di alcune leggende pugliesi in luoghi, diciamo, meno battuti dal turismo di massa. Ho voluto scegliere dei luoghi dove, diciamo, non arriva a cacciare le cosche. Diciamo, secondo me la Puglia in questo momento è una svolta, deve cominciare a scegliere il turista e non essere scelta dal turista. E su questo concetto ho sviluppato questo progetto, che fa parte delle linee guida del Ministero anche, in cui il crime storico è molto apprezzato da un turismo di un certo tipo, cioè andare in un luogo, scoprire il mito che si trova in quel paese e vedere qualcosa, che ne so, la grotta del Mago Greguro a Massafra, che magari non conoscono molti pugliesi, o la testa del Turco a Bari. Cioè, ci sono delle cose che fanno parte della nostra storia, però sono diventati poi leggenda. Abbiamo ritenuto che insistere nel comunicare esclusivamente il brand fosse una limitazione per alcuni settori che invece hanno bisogno di essere conosciuti come tali, sfruttando ovviamente le campagne che abbiamo fatto negli anni passati sul territorio, sull'immagine complessiva della Puglia. Cominciano adesso a intrattenere relazioni e a comunicare con mondi specifici che hanno la possibilità di trovare in Puglia quell'accoglienza organizzativa, umana e anche di bellezza e di esperienze che è estremamente importante. Con l'assenza forzata del presidente Emiliano, la massima espressione della Regione Puglia alla BIT di Milano, il vicepresidente Raffaele Piemontese. Qual è allora lo stato di salute di questa Puglia, che sfoggia numeri davvero invidiabili a livello nazionale? Sì, la Puglia si conferma anche quest'anno una delle principali regioni turistiche d'Europa e del mondo, una delle mete più attrattive che ci sono, e questo è frutto di un lavoro e di un investimento politico importante che è stato fatto soprattutto dagli ultimi due governi regionali, quello guidato dal presidente Vendola e quello guidato dal presidente Emiliano. Oggi la Puglia può vantare quest'anno numeri già prepandemici, lo abbiamo fatto anche incrementando il PIL, quindi la ricchezza interna della Puglia, dando maggiore qualità della vita ai pugliesi che ci vivono e anche dando una qualità della vita a coloro i quali decidono di venire in Puglia a trascorrere non solo le proprie vacanze, ma a venire a conoscere non solo le bellezze del nostro territorio, a gustare la bontà dei nostri piatti, ma anche a vivere la cultura dell'accoglienza pugliese. Questo non è un risultato scontato ed è frutto di un lavoro importante. Turismo e investimenti, in che direzione va la Puglia? La Puglia va nella direzione di confermare quanto di buono fatto. Do dei numeri: investimenti per circa 550 milioni di euro a parte della Regione Puglia, a fronte di investimenti privati circa 1,5 miliardi. Significa che siamo stati attrattivi, abbiamo riqualificato, abbiamo rigenerato luoghi nascosti, masserie, ma si è fatto rispettando il territorio e provando a valorizzare la ruralità e l'identità pugliese. Lo faremo nella nuova programmazione con un particolare focus ai borghi e alle piccole aree periferiche. Turismo e cultura vanno a braccetto. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo la possibilità di poter raccontare una Puglia che ha portato il turismo ad avere grandi numeri, ma questi grandi numeri sono arrivati anche e soprattutto grazie ai nostri operatori culturali, che hanno riempito appunto le giornate dei turisti, di spettacoli, di eventi e di cultura. Noi stiamo spingendo molto da questo punto di vista, il connubio turismo e cultura è molto forte. C'è una bella sinergia, stiamo puntando sui borghi e quindi sulla possibilità di ripopolare i nostri borghi, stiamo parlando di cammini, stiamo parlando di un turismo che abbia in sé quelle che sono le tradizioni culturali e che possa far assaporare a chi arriva in Puglia un'esperienza autentica. L'anno scorso forse abbiamo iniziato a riprendere il nostro cammino post pandemico, ma credo che quest'anno sia veramente l'edizione della gioia, della felicità e della curiosità per la Regione Puglia, perché
questo è un, come vedete, è probabilmente lo stand più frequentato, lo stand che desta maggiore curiosità di tutta la Borsa Internazionale del Turismo. L'imprenditore pugliese è un imprenditore resiliente che si è saputo rialzare, ha saputo investire anche grazie alla Regione Puglia, che ricordiamolo è la prima regione per utilizzo dei fondi comunitari, per utilizzo dei fondi europei dal punto di vista della efficacia e della efficienza di questa azione amministrativa, e quindi noi siamo una regione accogliente non soltanto per i turisti ma per tutti quelli che vogliono investire in noi e vogliono con noi fare un percorso di crescita. La Puglia, la BIT di Milano, ha presentato numeri di assoluto valore. Questi numeri passano inevitabilmente in gran parte dagli aeroporti di Puglia. Il presidente Antonio Vasile come li commenta questi numeri? Beh, intanto abbiamo questo potentissimo sistema di promozione che ci consente di fare da apripista, io non dico solo in Europa ma forse anche nel mondo, e Aeroporto di Puglia è capace attraverso i suoi uomini di creare poi il ponte e quindi di capitalizzare l'attività promozionale. Io credo che il lavoro che sia stato fatto in questi anni sia eccellente, i risultati hanno consentito di ripartire prima delle altre regioni, addirittura una delle prime destinazioni in Europa, e quindi significa che questa attività funziona bene. In più devo dire anche che al di là delle capacità dei singoli c'è questa straordinaria bellezza del nostro territorio che aiuta moltissimo, e noi gli dobbiamo tanto e quindi dobbiamo onorarlo ogni giorno attraverso il nostro lavoro. Fefe De Giorgi, testimonial della Puglia anche qui alla BIT. Beh, per me è un grande piacere, un grande onore. Da testimonial, io la verità lo so sempre stato, nel senso che penso che da quando sono in giro per la pallavolo ho sempre parlato della mia regione, poi anche del Salento chiaramente in particolare, perché vengo dal Salento, e quindi diciamo ho sempre cercato di far vedere e di far capire alle persone con le quali lavoravo, insomma, la bellezza, la bontà, insomma, della nostra regione. Quindi oggi sono stato invitato, vengo con piacere, anche perché ho iniziato anche una collaborazione con Puglia Promozione riguardo un po' alcuni aspetti di parallelismi, no, fra lo sport e il lavoro di squadra che Puglia Promozione fa in modo eccezionale, perché insomma ci rendiamo conto di anno in anno che bel lavoro che fanno queste persone e tutti quelli che lavorano nell'ambito del turismo. La promozione è importante delle proprie bellezze, Giovanni, in chiusura. Siamo rapidissimi, Stellantis, ne parleremo domani, ci sono situazioni di posti di lavoro a rischio, però la vignetta non posso non darvela. Pillinini, oggi Berlusconi si scaglia contro Zelensky. C'è una coppia davanti al televisore, c'è Berlusconi e Putin che si danno un bacio, non di quelli che abbiamo visto a Sanremo. Si danno un bacio, allora dice lei, cos'è, San Valentino, Sanremo? E lui risponde, no, San Pietroburgo. Alla prossima. E allora andiamo a guardare anche che cosa è successo alla BIT per la Basilicata. La BIT si dimostra essere sempre una piazza privilegiata per intessere relazioni e per raccontare quello che di bello la Basilicata può offrire attraverso il vostro lavoro. Una piazza privilegiata e che mi sento di dire che sta crescendo notevolmente, come crescono di anno in anno i rapporti che siamo riusciti a tessere nel corso del tempo in questa importante fiera, in questa manifestazione importante. Le novità sono tante, la nostra città continua a proporre sempre qualcosa di nuovo, di bello, di accattivante per gli operatori che si avvicinano al nostro mondo, al nostro territorio, e sicuramente come ogni anno si conferma essere un importante punto di partenza per nuove relazioni e per consolidare anche vecchi rapporti. Ecco, questa formula anche dello stand espositivo, la Basilicata si è presentata come una piazza, avete incontrato tanti operatori negli incontri B2B e questo dà forza alla formula di questa proposta.
tanti incontri, tanti appuntamenti anche in aggiunta, quindi anche appuntamenti non previsti. Sicuramente la formula è quella giusta, sicuramente la nostra agenzia di promozione turistica sta facendo un lavoro importantissimo, molto attivo, c'è una propulsione verso nuove attività, nuovi progetti che sicuramente tutto il team dell'APT con il direttore Nicoletti sta portando avanti veramente a grande vantaggio di tutti noi operatori indistintamente. Cosa vi chiedono? Quali sono le richieste più particolari? Quella, oltre l'offerta dell'accommodation, entriamo anche magari più nel merito delle esperienze, quindi di quelle che sono le attività che si possono fare nel nostro territorio, non solo a Matera, ma allargando anche il soggiorno alle altre città. Quindi quello che ci chiedono è di completare l'esperienza all'interno della nostra regione, non soltanto con il pernottamento, ma anche con attività che poi rendano il soggiorno più interessante e che creino anche una maggiore emozione e un ricordo sicuramente più importante. La BIT si mostra sempre come una piazza privilegiata per proporre l'offerta lucana e quella materana. Sì, diciamo è una piazza privilegiata italiana che comunque è destagionalizzata rispetto alle altre fiere, perché diciamo, sviluppandosi in questo mese di febbraio, siamo alle porte della stagione primavera-estate in cui Matera comincerà il fermento materano. Quindi abbiamo possibilità di fare nuovi incontri, di incontrare nuovi operatori del settore che ci danno possibilità di far conoscere ulteriormente la nostra destinazione. Una bella piazza, com'è andata per il parco che rappresenta? Beh, noi siamo soddisfatti perché abbiamo avuto una notevolissima presenza di gente interessata al nostro territorio. Il parco non poteva che essere assente in un appuntamento del genere, quindi come ogni anno siamo soddisfatti perché l'interesse verso il nostro territorio è sempre maggiore. Una rappresentanza anche della costa ionica lucana a questo appuntamento, voi lì operate tutto l'anno ma approfittate di questi momenti per aprire lo sguardo alle proposte del mercato e anche per sentire quello che vi viene detto rispetto alla destinazione Basilicata. Un bel momento di confronto. Diciamo che Milano sta avendo un richiamo importantissimo quest'anno, il rimbalzo economico che ci sarà nel 2023 dà molta fiducia agli operatori turistici, nella fattispecie quelli anche balneari. Ci aspettiamo una nuova presenza in Basilicata per instillare quella voglia di cambiamento e soprattutto per innovare le nostre imprese col confronto che questi tipi di eventi ci danno la possibilità di avere. Ecco. La voglia di far veramente emergere la costa, ma come tutta la regione, nel suo splendore, perché merita, come tutte le altre regioni d'Italia appunto. Questa piazza che è stata organizzata dalla regione Basilicata, dall'APT, come vi sembra? Funziona? Sì, sì, secondo me funziona, funziona anche bene, per cui ripeto, si sente da parte di tutti comunque la voglia di crescere insieme, per cui sì. Sicuramente sì. Maratea con il suo consorzio sicuramente protagonista alla BIT di Milano, ma com'è andata? Noi avevamo già programmato un po' degli incontri, abbiamo più che altro fatto un'operazione di consolidamento con gli operatori con cui abbiamo già un rapporto di collaborazione. La presenza al BIT è come dire un trampolino di lancio per quello che è la nostra stagione 2023. Avremo anche un incontro con Frecciarossa Trenitalia per consolidare il rapporto che ormai da anni ci sta portando avanti della clientela che è abituata a viaggiare in treno e arrivare nella nostra località, riconoscendo una piccola agevolazione su quello che è il costo del soggiorno in effetti. Una bella piazza anche per Tursicon. Avete raccontato questo progetto ai visitatori? Sì, sì, Tursicon è una bella iniziativa che è partita ormai da ottobre con il TTG e parliamo di questa visual novel game di Tursi sul patrimonio culturale tursitano. Ecco, cosa hanno detto i visitatori, le persone che avete incontrato? Sono curiosissimi, ci fanno i complimenti perché è bello visitarlo. Non diciamo tutto, non sveliamo quello che ci dicono, perché è giusto che una persona debba scaricare l'app sul cellulare, che è gratuito, e poi con calma
seguire il visual novel, che ogni tanto ci sono dei segreti da scoprire per poter visitare Tursi attraverso un personaggio che si chiama Sophie, che è una studentessa universitaria parigina che si trova in Basilicata per studi, per scoprire la Basilicata, e si ritrova a scoprire anche Tursi attraverso una serie di enigmi, e quindi incontrerà anche dei personaggi particolari che sono sia reali sul posto che inventati. Quindi incontrerà Carmine la guida, che è lo storico del paese, incontrerà lo spiritello, ricostruirà il castello, che il castello a Tursi non c'è più, ma noi l'abbiamo ricostruito in questo visual novel, e poi supererà determinati ostacoli per raggiungere la fine a un premio arrivando ad Anglona, e non aggiungo altro. Anche Rotonda partecipa a questo appuntamento, non poteva esserci piazza migliore per proporre i concetti di turismo lento, che dà valore ai luoghi dell'anima, ai veri luoghi, ai veri borghi. Voi lo fate ormai da tanti anni. Sì, Rotonda non poteva mancare a questa edizione di questa borsa italiana del turismo, e soprattutto cogliamo la grande occasione per essere presente pure per la prima volta l'associazione ADI, l'associazione sugli alberghi diffusi, che in questa con questa associazione stiamo facendo dei buoni discorsi, cerchiamo di portare avanti comunque pacchetti pure unitari, quindi possiamo, è un'occasione che non doveva assolutamente essere persa. Dal 13 al 19 di febbraio l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera aderisce all'iniziativa Cardiologie Aperte 2023, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e di ANCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con una insomma ricca serie di iniziative. Andiamo nel dettaglio di quanto accade con Giancarlo Calculli, che è il direttore della cardiologia UTIC dell'ospedale di Matera, che intanto saluto e ringrazio. Ben trovato. Buongiorno a lei. Ecco, che cosa succede in queste giornate, cioè dal 13 fino al 19 di febbraio? Che cosa si può fare all'ospedale? Allora, intanto grazie per avermi invitato ancora. Grazie a lei per essere venuto. Quest'anno, grazie a voi, per ancora quest'anno da voi. Noi, proprio per questa ragione, sottolineo che l'appuntamento è annuale. Io che mi onoro di essere parte dell'AMCO e della Fondazione per il Tuo Cuore, che è una fondazione che è l'AMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Tra l'altro lei è il past president di AMCO. Certo, questo è il mio vanto, quello di aver per 10 anni essere stato il presidente dell'AMCO in Basilicata, ed oggi sono ancora con il mio ruolo di past president del Consiglio regionale. Ma sono soprattutto, mi sento soprattutto un uomo AMCO, perché AMCO è sinceramente per noi cardiologi è una fede più che un'appartenenza, di valori e di comportamenti nell'ambito proprio della salute pubblica che noi cerchiamo di assicurare e distribuire. Detto questo, anche quest'anno la fondazione indice cardiologie aperte, non a caso sempre nella settimana di San Valentino. Questo ha un valore simbolico, certo, perché è un gesto di amore nei confronti della nostra utenza di riferimento, un gesto di amore che è finalizzato a sottolineare l'importanza della prevenzione, che è ovviamente la migliore delle cure in ambito cardiovascolare. La bonifica dei fattori di rischio è sicuramente la migliore strategia per evitare la malattia. Sono tante le manifestazioni. Noi quest'anno abbiamo aderito dando una disponibilità telefonica, per cui c'è un numero che è un numero verde che viene composto dagli utenti che dovessero avere la necessità di chiarirsi dei dubbi. L'AMCO ci ribalta le telefonate. Ieri io ero di corvée, ne ho avute tantissime, e tra l'altro molto
molto interessanti e molto motivate da parte degli utenti, per cui noi con molta disponibilità cerchiamo di dare tutte le disponibilità e tutta la disponibilità e tutte le spiegazioni, e poi se i pazienti sono del nostro territorio li invitiamo a venire in ospedale per un approfondimento. Ovviamente. E ricordiamo, il numero è 800 05 22 33, dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente tutti i giorni, ovviamente in questa settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per porre domande, insomma, sui problemi legati alle criticità del cuore. Mi piace però sottolineare che la nostra è una cardiologia aperta 365 sempre, giorni all'anno, e questo credo che ci venga riconosciuto dai nostri pazienti, dai cittadini della nostra città e della nostra provincia dove noi operiamo. Ecco, diamo qualche anche indicazione rispetto, lei ha parlato di bonifica dei fattori di rischio, come possiamo mettere in campo delle azioni di prevenzione sempre, tutti i giorni? Allora, i fattori di rischio sono ovviamente le chiavi per la malattia per potersi manifestare. La malattia aterosclerotica, che è quella che ovviamente è dominante ed è la causa della cardiopatia ischemica, che è la prevalente patologia dei nostri tempi. I fattori di rischio sono quelli che normalmente definiamo modificabili e parzialmente modificabili e non modificabili. E mi piace sottolineare che tra i totalmente modificabili, cioè quelli abolibili, c'è il fumo. Poi c'è in questa campagna educazionale è il primo obiettivo che la Fondazione e l'AMCO intende combattere. Poi naturalmente ci sono quelli parzialmente modificabili e quelli non modificabili, come il sesso. Quelli parzialmente modificabili sono l'ipertensione, sono la cura della malattia diabetica, la cura dell'obesità e della sindrome metabolica, l'iperdislipidemia. Sono tutti fattori che adesso, con armi farmacologiche molto potenti, riusciamo a combattere e riusciamo a prevenire. Mi lasci però dire, e di questo io vado molto orgoglioso, oltre che io ho l'onore di guidare la mia unità operativa da 10 anni, durante questi 10 anni noi però abbiamo messo a punto strategie per venire incontro alla patologia cardiovascolare di tipo aterosclerotico, cioè alla cardiopatia ischemica, quando purtroppo le armi della prevenzione falliscono. E noi ci siamo dati una mission che abbiamo particolarmente sviluppato con la cardiologia interventistica, che nel nostro ospedale ha raggiunto e continua a raggiungere livelli qualitativi sempre maggiori. Siamo diventati leader nell'ambito nella cura della cardiopatia ischemica, le nostre coronarografie, le nostre angioplastiche sono sempre di numero e di livello superiore, la nostra cardiologia interventistica si dedica a questo ed anche al settore dell'elettrostimolazione, agli impianti pacemaker e di defibrillatori. Ultimamente abbiamo implementato sistemi di gestione della patologia coronarica durante l'angioplastica con sistemi di imaging intracoronarico, cioè vediamo la placca dall'interno della coronaria, vediamo come abbiamo messo lo stent, riusciamo a dissolvere le placche invincibili di calcio con una litotrissia all'interno della coronaria, riusciamo a eseguire coronarografie e procedure di angioplastica che non era possibile eseguire prima, perché ci siamo attrezzati con sistemi di assistenza ventricolare autonomi mentre noi eseguiamo le angioplastiche. Diciamo che siamo uno dei
primi 10 laboratori, e questo è un messaggio che mi piace dare alla nostra utenza, primi 10 laboratori d'Italia. Ecco dottore, ci sono anche macchinari che ci consentono di fare dei check-up, per esempio quando siamo in assenza di campanellini d'allarme, vengo a farmi un check-up per vedere se io potenzialmente potrei avere insomma delle problematiche. Ma i nostri ambulatori sono sempre aperti e chiaramente c'è tutta una scala di esami che ovviamente identificano il rischio cardiovascolare. Voi ci siete venuti a trovare, questo è bello sottolinearlo, quando abbiamo sempre per l'AMCO e per la Fondazione messo in piazza ogni anno il nostro cardiotrack. Certo. Nel nostro cardiotrack infatti che si fa? Si fa un elettrocardiogramma, ma soprattutto si fa una serie di esami che identificano e screenano il rischio cardiovascolare, cioè l'emoglobina glicata, la glicemia, l'uricemia, prendiamo la pressione, facciamo l'elettrocardiogramma e nel giro di mezz'ora noi abbiamo identificato il nostro rischio. Nei nostri ambulatori, con molte difficoltà legate alle difficoltà del momento, alla pandemia e alla ristrutturazione della rete ospedaliera, noi comunque continuiamo a fare questo 365 giorni l'anno. Ecco, proprio ultima domanda. Prima ho parlato di assenza di campanellini d'allarme. Quali sono i campanelli d'allarme a cui prestare attenzione nell'ascolto del nostro corpo? Beh, guardi, prima ancora che intervengano i sintomi specifici, il dolore toracico la dispnea, la facile faticabilità, la ridotta tolleranza allo sforzo, che vuol dire che la patologia è già avanti, penso che i campanellini d'allarme siano quelli di vedere il proprio peso progressivamente salire, no. Controllare la pressione, perché purtroppo è un problema che affligge molte persone, molti di noi, diciamo così, tutto sommato mi inserisco tra quelli, il controllare periodicamente i valori pressori, monitorizzare la nostra capacità di interagire con la quotidianità, con le attività quotidiane, quello ci dovrebbe far pensare che probabilmente qualcosa non sta andando bene e forse rivolgerci al nostro medico di fiducia, no, o al nostro cardiologo di fiducia o alle nostre strutture che sono aperte al pubblico con affetto oltre che con interesse, e lì cominciare a fare uno screening di tutti i nostri problemi e i nostri fattori di rischio, cercando appunto di risolverli. Però ribadisco, uno dei nostri obiettivi da combattere è l'abolizione, non la riduzione, l'abolizione del fumo. Grazie a Giancarlo Calculli, direttore della cardiologia UTIC dell'ospedale di Matera, grazie per essere stato con noi. Grazie, ricordiamo ancora dal 3 fino al 19 di febbraio, non citiamo il 13 perché il 13 è già passato, oggi è 14 di febbraio, fino al 19 di febbraio è possibile insomma rivolgersi a questa bella iniziativa Cardiologie Aperte 2023 per togliersi qualsiasi dubbio in merito. Grazie a voi. Grazie ancora, linea a voi.